Bella a tutti ragazzi, qui il vostro AlertGamer, sono qui in questo nuovo commentary. Oggi sono qui perché proprio in questi giorni Luke Smith, designer della Bungie, ha rilasciato qualche news riguardo la Challenge Mode, che a quanto pare dovrebbe essere una serie di sfide per quanto riguarda i boss del raid, e tramite queste sfide potremo ricevere delle ricompense in più, tra cui appunto una ricompensa sconosciuta e gli emblemi. Questi emblemi sono quelli che trovate appunto tra la collezione, che non si sa ancora come vengano ottenuti, dato che abbiamo trovato la sventura del re e, se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi l'altro l'ascendente, quello dell'hard mode, quindi soltanto due emblemi, e ce ne sono in tutto, se non sbaglio, 5 o 6. Perciò questi mancanti all'inizio si pensava facessero parte della hard mode, poi si è pensato che facessero parte della modalità leggendaria o epica, come si chiama, e se invece a quanto pare provengono da questa challenge mode, che sarà in seguito, non da adesso ma nelle prossime settimane, disponibile per la normale e la modalità eroica del raid. Luke Smith ha anche detto che teoricamente noi abbiamo esplorato 5 tredicesimi del raid, il che è una gran cosa perché siamo praticamente a un terzo di quello che ci sarebbe in tutto. Non so quali siano le altre cose a parte questa challenge mode e quanto possa essere ampia e quante ricompense possa dare, però è sempre qualcosa in più. Inoltre, a quanto pare, una di queste ricompense, diciamo per questi tre boss e questa challenge mode, sarebbero i 3 frammenti calcificati mancanti. Se infatti andate sul sito destinycalcifiedfragments.com, che dice quanti frammenti avete, vi dice quali vi mancano e come si ottengono, mancano 3 frammenti, se non sbaglio i numeri 42, 43 e 44, che nessuno sa come si ottengono. A quanto pare si ottengono da questa challenge mode, e questo ci porterà anche a ottenere tutti e 50, che si pensa, da come si sapeva dal news di Game Informer di quest'estate, ci porterà a ottenere una certa arma esotica sconosciuta per adesso. Bisogna vedere appunto quando verrà rilasciata questa challenge mode e se terrà davvero questi frammenti calcificati. Bisogna vedere anche, penso che metteranno per questi 50 frammenti una quest come è stata quella del Tocco del Male. Anche perché raccogliere tutti i 50 frammenti è una cosa abbastanza lunga, dato che alcuni sono nel raid, molti si ottengono con la corte di Oryx e altri sono sparsi per tutto il Dreadnought. Vi lascio comunque sempre in descrizione sia il sito destinycalcifiedfragments.com e anche il link ai tweet di Luke Smith se volete fare qualche ricerca da parte vostra. Beh ragazzi, queste erano queste news che sono uscite in questi giorni. La Bungie a quanto pare sta cercando di tenere più cose possibili da distribuire nel tempo, un pochino per far durare anche di più questa espansione che sarebbe The Taken King, che in fin dei conti è ampia ma magari non abbastanza, e perciò inserendo qualche quest o qualche contenuto diciamo aggiuntivo in più nel tempo può durare qualche mese in più secondo me, almeno fino all'uscita del prossimo DLC che dovrebbe essere ormai vicina, parliamo penso sempre di dicembre o gennaio, o comunque questo è il periodo in cui è uscito The Dark Below, l'oscurità da profondo, l'anno scorso per Destiny anno 1. Beh ragazzi, le news finiscono qui, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, Ala!